Ciao grandissimi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a scoprire assieme la mia nuova GoPro, ovvero la Hero 6 Black Edition. Veramente in tantissimi mi avete chiesto come mai non fossi presente quest'anno all'evento di lancio delle nuove telecamere, la GoPro Hero 6 Black Edition e la GoPro Fusion. Il problema è che si teneva a San Francisco mentre io ero a Melbourne. Però mentre ero ancora in Australia, GoPro mi ha scritto per dirmi che avrei trovato la mia nuova GoPro una volta tornato a casa, quindi direi di procedere con un bel unboxing. Questo è il kit dedicato ai membri della GoPro Family e comprende ovviamente la nuova GoPro, la scheda SD, micro SD con l'adattatore e anche questo nuovo accessorio, che è il mini extension pole più tripod, si chiama Shorty. Ok, Shorty praticamente è un mini cavalletto che da chiuso da chiuso lo si può utilizzare come un hand grip e poi se tiri su è anche un pochino più alto, deve essere comodo per appoggiare la GoPro qua e là per fare i timelapse e riprendermi magari mentre sto mangiando qualcosa appoggiandolo sul tavolo. Ci sta, è molto solido ma anche leggero. Poi vabbè, questa qua è la micro SD da 32 giga e adesso andiamo a vedere la nuova GoPro Hero 6. Ah, hanno messo un'apertura facile sotto, grazie ragazzi, finalmente una confezione facile da aprire. Allora, all'interno della confezione abbiamo due adesivi GoPro, adesivo curvo e adesivo piatto, la batteria, il cavo di ricarica USB-C, questo accessorio che volendo si può riutilizzare e poi ovviamente la nuova GoPro nel suo case. No, mi si è spento lo schermo. No, mi si è scaricata la batteria dello schermo esterno. Vabbè, comunque dentro c'è la GoPro con il suo case, l'attacco sotto e la vite. E l'altra batteria è scarica. Che palle, perché la 7S non ha lo schermo che si gira? Sarò centrato, spero di sì. Ragazzi, allora, questo qua è il contenuto della confezione, è abbastanza poca roba. Cioè, una volta la GoPro ti metteva dentro gli accessori, c'erano anche le varie versioni da scegliere. Cioè, se prendevi la Surf Edition, ti davano tipo gli accessori per attaccare la GoPro sulla tavola da surf. Adesso ti danno solo gli adesivi, che sono penso gli accessori che uso di meno. Sarebbe carino nei confronti del cliente mettere tipo l'attacco per il treppiede, che secondo me è quello più utilizzato, comunque il più utile. Però al di là di tutto, ciò che mi importa è la GoPro, che come potete notare è praticamente identica alla Hero 5. Infatti, è identica, cioè è proprio uguale. Se tu non stai lì a guardare la scritta che c'è a lato, perché c'è scritto che è una Hero 6 qua, non riesci neanche a capire la differenza. Ed è una cosa fantastica perché il corpo è perfettamente uguale e questo vuol dire che è al 100% compatibile con gli altri accessori, non solo con il Karma Grip, il drone eccetera eccetera, ma anche per esempio questo scatolino di metallo che ho, l'ho preso per la Hero 5, che adesso va bene anche per la Hero 6, è quello che utilizzo per attaccarci il microfono esterno. Bisogna capire quali sono le reali novità di questa macchina. Ma quanto è bella, nuova, pulita, senza graffi. Tutte le mie GoPro sono conciate malissimo. Mi fa strano vederne una nuova di pacca. Sta diluviando. Le clip che avete appena visto le ho registrate durante l'ultimo viaggio con gli iscritti in Islanda. Siccome sono partito in qualità di accompagnatore di un gruppo di più di 30 persone, non ho avuto modo di fare un video completo, un vlog sul canale, però ho potuto testare a fondo la nuova GoPro e devo dire che sono rimasto veramente soddisfatto dei risultati. Nonostante le condizioni di luminosità non fossero mai ottimali, sono comunque riuscito a portare a casa delle clip veramente belle. Mi piace tantissimo come sono stati migliorati i colori, la resa in scarsa luminosità un pochino e anche soprattutto la gamma dinamica. Quella è proprio tutto un altro mondo. La novità sulla quale hanno puntato di più è il 4K 60fps e le prestazioni altissime. Sì, va bene, 4K 60, meraviglioso. C'è anche sulla Xiaomi 4K Plus, sì, lo sappiamo, costa la metà eccetera eccetera. Però c'è un piccolo particolare, ovvero che a me non serve, cioè non me ne faccio assolutamente nulla. Una miglioria invece che secondo me è molto più sostanziale è quella della stabilizzazione. Ragazzi, la stabilizzazione digitale della nuova GoPro Hero 6, per croppare soltanto del 5%, fidatevi, è veramente impressionante. Sarà sicuramente d'aiuto a quelli che non hanno una mano ferma e se la utilizzate nella maniera corretta sembra quasi che state utilizzando un gimbal elettronico. E a proposito di gimbal, forse mi mandano il GoPro Karma Grip. Il Karma Drone no, ma non me ne farei nulla perché comunque c'ho il Mavic, anche se
sinceramente mi piacerebbe avere questa telecamera sul Mavic. Secondo me è una fantastica action cam. Comunque, come sapete, nonostante io faccia parte della GoPro Family, vi dico sempre le cose come stanno, e c'è un aspetto di questa nuova telecamera che non è stato migliorato, nonostante io ci sperassi tantissimo, e quell'aspetto è il comparto audio, perché l'audio della nuova GoPro Hero 6 è pressoché identico a quello del modello precedente, forse un pelino migliore, giudicate voi. Per farvi capire quanto puzza lo squalo marcio, sappiate che lo producono molto fuori città, perché altrimenti l'odore arriverebbe fino a Reykjavik. Cin cin di squalo fermentato. 3, 2, 1. Secondo me adesso abbiamo una fiatella incredibile. Le cose che dicono di solito quelli che odiano a prescindere la GoPro sono che l'audio fa schifo e la resa in scarsa luminosità, se fai video al buio si vede male. Sì, è vero, è assolutamente vero, la GoPro non è perfetta, è anche limitata molto sotto certi punti di vista, però personalmente utilizzo l'action cam in situazioni dove l'audio non mi serve più di tanto, quindi per me non è un grosso dramma, anche perché quando ho bisogno di un audio di livello professionale c'ho il mio accrocchio che mi permette di ottenere una qualità del suono ottima. Perciò se volete un tutorial fatemelo sapere, che eventualmente faccio un piccolo video sul secondo canale che vi linko qua sotto. Per il resto, grosso pollicione in su, secondo me vale la pena di fare l'upgrade assolutamente da modelli precedenti alla Hero 5. Se invece avete una Hero 5 e riuscite a venderla ad un prezzo buono, cosa fattibile perché comunque la GoPro ha una qualità abbastanza alta da mantenere il suo valore nel tempo, in quel caso vi consiglio di passare alla Hero 6, sicuramente non ve ne pentirete. Ovvio ragazzi, non partite col presupposto che sia una macchina fotografica, una telecamera, per le foto sono una bomba, le foto sono veramente belle, però non è una telecamera perfetta e non fa miracoli, bisogna saperla utilizzare correttamente per riuscire a tirare fuori il meglio di essa, da essa, di essa, il meglio da essa, tirarne fuori il meglio. Sì, insomma, se non sapete fare video non è che comprandola imparate, però rimane comunque un ottimo mezzo e sono molto felice che me l'abbiano mandata. E niente, ci vediamo domani con un nuovo video, perché come l'anno scorso pubblicherò ogni giorno da oggi fino alla vigilia di Natale, perciò buone feste. Voi dal video non riuscite a sentirlo, ma qua c'è un odore di pesce fortissimo, perché queste sono tutte teste che sono lasciate ad essiccare al sole.